Salve, recensiamo oggi Republic Gunship della serie Star Wars UCS, cioè la serie da collezionisti di Star Wars, quindi set molto grandi con un sacco di pezzi che va avanti ormai da 15-20 anni. È il primo set originale dopo tanto tempo, è stato molto atteso questo UCS perché in mezzo ci hanno messo parecchie robette di diorama che adesso chiamano diversamente, mi pare chiamano Collector Series, come per esempio la cantina di Mo, vabbè, la cantina, insomma, quella dove si spara Han Solo, che è bellissimo, ma è un altro tipo di set. E è previsto il 26 novembre un AT-AT da 800 euro e un bordello di pezzi, e ne torneremo sicuramente a parlare perché è una serie che porto avanti. Set molto bello e soprattutto molto solido. Io l'ho anche portato in macchina, l'ho montato mentre ero in vacanza. E senza ovviamente le ali e gli orpelli, e sono riuscito tranquillamente a portarlo senza problemi perché la base, poi ne riparleremo per quanto riguarda il T2 della Volkswagen, ma qui la base è pensata bene, è congeniale, ci sono un sacco di sistemi per renderlo veramente compatto, resistente. L'impressione che avevo anche dalle foto e che ho dal vivo è che tutto questo numero di pezzi in realtà non venga rappresentato dal vivo, perché questo vuoto qui in mezzo, che ovviamente è per lo sbarco delle truppe, ti lascia un po' la sensazione che sia un set minore con meno quantità di roba. In realtà di cose ce ne sono tante dentro, ci sono tante soluzioni molto simpatiche, ci sono tanti pezzi originali, tutte queste sfere per esempio potrebbero valere 1 miliardo fra anni. Ad esempio, molto bella anche la base d'appoggio, che è semplice ma studiata bene e non dà nessun problema. Ovviamente quando monti le ali e questa parte sopra diventa tutto un po' meno solido e resistente. Per esempio, i pannelli davanti e dietro le ali, che sarebbero questi e quelli dietro, sono appoggiati in un modo che non ti dà mai la sensazione di essere agganciati perfettamente. Però le istruzioni sono molto chiare, non ho avuto praticamente nessun problema. Ed è andato tutto facilissimo, anche delle parti più mobili. Sempre titubante a toccarli, eh. Che sarebbe questo pannello. Che adesso riuscirò a far cadere sicuramente. Eccolo qua. Che ha un aggancio semplicissimo che dà la sensazione veramente di essere una roba ignobile, ma invece si aggancia perfettamente, rimane là e non è un problema. Idem per la parte sopra che è agganciata in modo forse così ad occhio, in modo un po' leggerino, invece tiene benissimo, non ha problemi. Poi ha questi missili con delle palle a incastro, eccolo adesso sono portato via, che non si vede qua però, come penso non riuscire a vederlo. Comunque sono due le palle, una dentro l'altra, e questa roba permette di girare a 360 gradi il missile. Questo comunque si riaggancia facile se riesco a vederlo. Da montare è un set molto divertente perché intanto non fa mai quasi il simmetrico, anche qua l'hanno pensato molto bene con le istruzioni. Tante soluzioni diverse, c'è tanto Lego, cioè i pezzi sono sempre molto grandi, pochissime robe di Technics o di Vitarelle. E la prima parte in cui monti la struttura è comunque alternata da parti in cui invece devi montare pannelli o roba più cicciosa, che quindi non avverti mai il fastidio, la noia del montaggio. Set veramente molto bello. Forse così a guardarlo il prezzo è un po' più alto del solito perché c'è, alla fine non c'è, come dire, non ci sono parti super complesse, insomma. Però è una bella struttura, è anche un bel progetto, e quindi no, è un bellissimo set, non gli posso dire moltissimo, che sta benissimo in questa serie di set incredibili e meravigliosi. Io vi ricordo che parlerò a breve, anzi no, forse uscirà, sarà uscita prima la recensione del T2, molto critica, dopodiché uscirà il video dopo questo uscirà il video della collezione annuale di Lego, che faccio ogni anno e che troverete quindi anche su questo canale. Stavo pensando anche di mettere qualcosa come video di presentazione del canale a rotazione con le news, ma devo pensarci un attimino meglio. Comunque, nei commenti, se volete dire qualcosa, dare consigli, chiedere qualcosa che volete in particolare, dite pure senza problemi. Ah, per esempio,
una delle notizie è che sta uscendo la seconda 500 della Lego e che probabilmente i colori in realtà non saranno due, ma addirittura quattro. È un rumore un po' così che è nato in base a un'immagine presente all'interno della confezione della prima 500. Vedremo. Grazie mille per l'attenzione, vi lascio al dettaglio e poi addio.